Ciao, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo dei favoriti più usati e amati del fine estate. Per me, che più di metà vita ho vissuto in Moldova, l'estate finisce a fine agosto e non a fine settembre come qui in Italia. Però pian pianino mi abituo all'usanza o al modo di dire e di vivere italiano, che l'estate dura fino al 20-21 di settembre. Effettivamente, con il caldo e il tempo che fa ogni anno a settembre, mi viene sempre più facile dire sì che ancora siamo in estate, anche se comunque in Moldova fa tanto tanto freddo la mattina già in agosto. Poi tutti andiamo a scuola il 1° di settembre, le università iniziano il 1° di settembre, per cui basta, autunno iniziato il 1° di settembre. Invece qua ce lo tiriamo avanti, questo caldo fresco che ancora è estate, ma non è autunno. Mi piace il mese di settembre, a me tanto tanto tanto. In quest'anno il mese di settembre l'ho vissuto bene, perché appunto è stato dopo la vacanza, il lavoro è ripreso bene, Marcello è andato all'ultimo anno di asilo e anche questo per noi è un anno molto importante. Gioca ancora all'asilo, ma già è grande e ci fa capire ogni giorno che sì, come dire, entra nel nostro mondo dei grandi ogni giorno, e questo veramente mi fa piacere. Però se torniamo alle cose, non dico meno importanti, perché alla fine per me è importante cosa metto sulle labbra, cosa metto sui capelli, ci tengo alle mie mani, a tutto quello che fa parte di me. In questo video vi metto il pezzo che l'ho registrato in pausa a pranzo, così non parliamo della tinta capelli, che ancora non l'ho rifatta. Vi dicevo nel pezzettino dei video che avrei fatto la tinta, ma il mio programma cambia da giorno a giorno e non l'ho rifatta, ma va bene così. Comunque aspetto ancora una settimana, poi la rifaccio. Vi lascio il pezzettino, poi torniamo agli altri prodotti che mi sono piaciuti. Un saluto dalla pausa pranzo. Oggi è il 16 di settembre e noi parleremo dei favoriti del mese di agosto. Inizierò dalla tinta capelli, un argomento che mi interessa di più. Ho dovuto interrompere il video perché sono in parcheggio e hanno parcheggiato qui davanti, non potevo parlare. Dicevo, la tinta capelli dell'ultimo periodo è Noah, ve la faccio vedere più dettagliatamente avanti, ma dicevo, sono 2 settimane che ce l'ho su e infatti si sta perdendo già il colore, ma comunque cresce, la ricrescita si vede, ma sui capelli mi piace che colore ha lasciato. Io ho scelto la colorazione light brown e volevo lasciare qui qualche impressione. Secondo me ha seccato un po' i capelli, se devo parlare delle note negative. E poi 9 euro non sono pochi, è il prezzo intero, ma io l'ho comprato con 20% di sconto al Tigotà. Se devo parlare delle cose positive è che appunto si trova al Tigotà e per cui è molto reperibile. E poi è un made in Italy, non ha ammoniaca, non ha risorcina e altri ingredienti dannosi per la nostra salute, ma anche per la salute dell'ambiente. E questo è uno dei favoriti dell'agosto. Qui chiudo e degli altri favoriti parleremo in un altro pezzettino del video. Ciao! Se parliamo della detergenza del viso, io sempre mi struco ultimamente gli occhi con l'acqua micellare, sempre su Bioetic, il flacone è grosso, ho ricomprato un'altra versione, se guardate i miei video sapete di cosa parlo, però sul viso io non uso l'acqua micellare, non mi piace, anche se questa su Bioetic non mi dà fastidio, ma le altre acque sì mi davano fastidio, per cui io le acque micellare preferisco non usarle per struccaggio del viso. Invece mi strucco sia in estate che in autunno e adesso, siccome siamo a settembre e estate insieme all'autunno, cambio di temperature, cambio di aria, anche perché l'aria condizionata si è spenta, no? In tutti i locali più o meno, a parte centri commerciali, e comunque il nostro viso, no? Si deve abituare all'altra temperatura, all'altra umidità.
tutti questi sbalzi di temperature li sento ogni anno. Quest'anno devo dire in generale la mia pelle è invecchiata sicuramente, già 36 anni che ho, e anche la pelle, no, mi fa capire che diventa più adulta, più matura, più secca, se posso dire. E comunque sempre ho preferito i latte detergenti. Qui ho una scoperta di quest'estate, è latte detergente per pelli secche e delicate. Un latte detergente che non è unto per niente, è molto idratante e strucca molto bene il poco trucco che ho sul viso. Infatti strucca e idrata, come c'è scritto qui sul flacone. Io avevo comprato ancora questa versione che credo sia nuova vecchia, visto che questa settimana, quando ho usufruito del buono del meno 25% sui prodotti Vivi Verde, ho comprato già questa confezione che si apre così, no? Più comoda sicuramente. Questo latte detergente costa meno di 4 euro, intorno ai 4 euro, e poi col buono di 25 risparmiate ben un euro, quasi un euro. È un prodotto fatto in Italia. Adesso mi sono accorta che hanno cambiato il produttore, che bello! Prima si faceva in Germania, infatti dal produttore, adesso invece da Gala Cosmetici, Gala SRL, lo stesso produttore dell'Idea e delle altre linee. Molto molto bello, molto positivo questo fatto, per me almeno. È una consistenza molto carina e leggero, ma vi dicevo bene, idrata la pelle. Poi questo olio di Enotera lo sento, ha un profumo di fiori appunto gialli, e mi ricorda qualcosa del passato, ma non riesco a capire dove ho sentito questa profumazione, ma è una sensazione piacevole che vivo usandolo, a parte l'effetto sul viso che lo sento, non mi lascia, vi dicevo, la pelle unta, la idrata, è carino, non mi dà fastidio agli occhi, che alcuni latte detergenti, se avete per esempio, quando vanno negli occhi con l'acqua, si sente la pelle, non voglio dire pellicina, non è pellicina, col fastidioso così, una consistenza grassa, unta che lascia, invece questo no, e per cui l'ho ricomprato, è un favorito e appunto è entrato qui nel video dei favoriti del fine estate. Poi rimaniamo nel tema dell'idratazione e andiamo da lui, è il contorno occhi della Sia Nature al melograno, un 15 ml di prodotti comprati a Lidl per neanche 2 euro, questo è fatto in Germania e mi piace che non si sente la profumazione, non la sento io né melograno né niente, proprio zero. E lo metto più che altro qui, proprio qua, dove avevo una secchezza strana. Io solitamente ho la pelle secca qui in questo periodo, invece quest'anno qua ho notato, usando questo contorno occhi è sparita la secchezza e niente, mi piace, vedo la zona più luminosa e si vede che qualcosa io ho messo lì. Niente, certificato Natrue. È una edizione limitata, come ben sapete, niente, carino, lo uso, mi piace, è bello trovare questi prodotti validi a poco prezzo e poi in negozi fisici. Se parliamo di negozi fisici, apro qua una parentesi, ieri sabato sono stata al centro commerciale Arese, il centro, non andavo lì da luglio e non mi mancava sinceramente, perché tutto quel casino io non sopporto, quella musica così alta, tanta gente, tanto casino, poi l'aria condizionata alta non mi piace sinceramente. Prima, quando non so, guardavo diversamente, no, i vestiti, e per me i vestiti avevano un'importanza diversa che adesso. Mi piacevano i centri commerciali, ma adesso entro sempre meno e meno e meno. E vi dicevo, ero dentro lì ieri, ma ero costretta perché appunto dovevo provare dei vestiti che via internet non mi convincevano. Ho comprato, e non vi faccio vedere cosa ho comprato perché non trovo, non dico utile, però adesso il tempo che ho da dedicare a YouTube non voglio dedicare ai vestiti.
Ma dicevo, sono entrata da Primark perché mi serviva qualcosa di prendere lì e ho visto l'angolo del Natale a fine settembre. C'era una signora che faceva una battuta, ma per la Pasqua non avete messo niente? Però mi è fatto piacere trovare e ho preso, vi faccio vedere cosa ho preso, così magari se avete un Primark vicino, potete. Non so se la pensate come me, perché quando c'è tutto quel casino di dicembre che la gente si prepara per i regali, io solitamente non faccio acquisti nel mese di dicembre, lo faccio prima, così sono a posto e non vado nella massa. Non mi piace tutto questo casino. Vi dicevo, ho comprato queste cartoline, sono quattro, e dentro hanno la busta. Ieri li ho aperti per vedere cosa c'è, quanto c'è spazio per scrivere. Io questo formato avevo comprato ad essere lunga, tre pezzi, se non sbaglio avevo pagato 3 euro. Su certi prodotti proprio essere lunga ha dei prezzi esagerati. Qua invece aveva qui la carta da scrivere, no? Infilata. Invece qui c'è solo questo spazio, ma comunque credo che sia abbastanza per scrivere le cose più importanti che si augura una persona. E poi c'è anche la bustina. Molto carino come idea da avere in casa. E questi 20 pezzi li ho pagati 1,50 euro. Molto 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 soddisfatta dei miei acquisti. E poi senza di loro non c'è Natale. Per me che sono nata in Unione Sovietica, dappertutto in Unione Sovietica c'erano queste ghirlande sulle persone, sui muri, sugli alberi, dappertutto c'erano. Si usavano anche le lucine, ma fuori le lucine non c'erano in Moldova. C'erano appunto queste ghirlande. Mio figlio quando le ha viste ieri ha detto, oh mamma, sta arrivando Natale. Le ho detto, no amore, minimo 2 mesi dobbiamo ancora aspettare, anzi tre, se pensiamo bene, proprio tre, è qualche giorno, ma comunque li ho comprati appunto per avere qualcosa in più, perché quest'anno cambieremo messa all'albero, ma li ho presi anche perché vi dico che mi sono i ricordi della mia infanzia e mi fa piacere sempre trovarli. Anche durante l'anno, non per forza durante le feste natalizie. Chiudiamo la parentesi qui e andiamo avanti con loro. Le colorazioni che ho avuto sulle mani quest'anno sono stati fucsia, e il fucsia è andato in Moldova perché a mia mamma le era piaciuto molto lo smalto. Poi altri colori che avevo preso, ho regalato anche a delle amiche. Mi sono lasciata questo Avril arancione che mi è piaciuto molto, l'ho usato tanto, qui lo guardate, si vede un pastello, non so cosa riuscirete a vedere voi, ma sembra così, l'ho aperto, l'ho visto e ho detto che è sbiadito, mamma mia, invece sulle mani bellissimo, sui piedi anche ma un po' meno, sui piedi appunto ho usato o fucsia o il blu scuro che qua non lo vedete, ma questo arancione sulle mani l'ho usato spesso. Sì, mi piace che va via subito, nel senso appena mettete e lo rimuove smalto, che subito va, non dovete stare lì a fregare tutto quanto. Ho messo questo qui, è Neo Bio, è un new entry, l'ho comprato questa settimana, sì. Ma per fare un paragone, questo Avril ha 7 mele e questo ha 8, ma sembra come quantità sembra doppio. Questo è per dire quanto la confezione ci può imbrogliare, no? Sulla quantità. Niente, questo ce l'ho anche oggi, sarà per il futuro. In autunno lo metterò questo pastellato, mi piace. Niente, rimani qua come colori favoriti. Andiamo avanti con un'altra colorazione che mi ha colpito. Appena ho visto questa confezione alla Tigotà mi sono innamorata, non l'ho comprato subito perché in casa avevo altre creme corpo, ma mi sono detta che Zafferano Bio di La Bioteca Italiana entrerà in casa mia. E così è stato, dopo aver smaltito altre creme corpo, l'ho fatta entrare e mi piace molto, una crema molto liquida, però devo dire che idrata bene la pelle, sì, però per poco tempo, nel senso già la mattina io l'ho usata, la sera mi sono spalmata, tutto bene, il corpo, la mattina io sento la secca più secca che
che in altre occasioni. Per cui non so se sta invecchiando sicuramente anche la pelle del corpo, ma no, è così, perché ho usato poco tempo fa altra crema e non era così. Comunque è leggerina, se devo dire così, come idratazione, però promossa carina anche sulle mani. Sono 250 ml, e anche se guardate qua la confezione in brulè, anche lei sembra che è mezzo litro. Non ho niente presente per farvi vedere. Anzi, qua abbiamo 200 ml, guardate quanta differenza, è di 50 grammi, e vedete qua 250 sembra un 500 ml appunto. Però questi 250 ml fatti in Italia, appunto da Sanecovit, li pagate soltanto 3 euro, poi usando i vari buoni da Tigotà si risparmia ancora un pochettino, per cui carino come prodotto, come prezzo e tutto quanto. E anche la confezione, a parte se non fosse così grande sarebbe stata perfetta. Mi piace il viola. Viola col giallo, sui packaging non si vede tanto, vero? È carina come idea. E la profumazione, non sento zafferano qua perché è dolce. Lo zafferano a me non piace nel riso. Io lo mangio qui perché d'altronde a Milano si fa, ma noi in famiglia non lo facciamo, solo quando andiamo come ospiti, se c'è il risotto alla zafferano, alla milanese, io lo mangio, però non posso dire che wow, adoro, no, no. Finiamo il video dei favoriti con un altro favorito, con questa profumazione, sarebbe l'acqua profumata di Camélie, corpo e capelli, linea Primule. Fiori di luce. Io appena ho aperto questa confezione che mi è arrivato nel mese di luglio, io ho sentito e tuttora sento il tilio, non so perché, ma così è. Mi ha fatto piacere trovare questo regalo di mia amica che mi è arrivato per il compleanno. Mi piace qua cosa vediamo, Made in Tuscany, si vede, c'è la Torre di Pisa, proprio qua, carina. Poi in questa profumazione che ho sentito qui mi ha ricordato di l'acqua di Colonia che mettevamo noi da piccoli mi viene carioca, nei pastelli. Una volta che finivano penarelli, non pastelli, faccio confusioni, nei penarelli, quando qua si seccano cosa facciamo? Nel bidone e via. Invece in Moldova, poi parliamo di quasi 30 anni fa, sì, 30 anni fa, e non c'era questa reperibilità dei penarelli che c'è adesso, per cui noi mettevamo l'acqua di Colonia che aveva proprio questo profumo, per cui Zelda mi hai portato indietro nella mia infanzia, mi hai fatto vivere un doppio piacevole momento, grazie ancora anche qui. Questi erano i prodotti di quali io volevo parlarvi oggi. Vi ringrazio come sempre che siete qui, che passate, mi salutate o solo mi guardate. Comunque a me fa piacere registrare ogni tanto un video. Oggi me la sentivo, non ve l'ho detto, sono soltanto le 9 di mattina, ma io ho già registrato un video. Mi sa che è per la prima volta nella storia di 6 anni della mia presenza qui su YouTube, quando io registro un video così presto. Però mi veniva questa voglia di registrare e l'ho fatta e sono contenta. Vi ringrazio ancora e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!